un uomo venuto da molto lontano. Durante tutto il suo pontificato, Giovanni Paolo II non ha mai smesso di essere un pellegrino sulle strade di Maria. Loreto, Pompei, Fatima, Lourdes, Guadalupe. Fin da bambino, Karol Wojtyła è sempre stato un grande devoto della Madre di Dio. Come ogni buon polacco, si affidava alla Madonna Nera di Częstochowa. Credeva che la sua esistenza fosse sempre stata guidata dalla Madonna e per questo la sua preghiera preferita era il rosario. Aprite, anzi spalancate le porte alla sua salvatrice potestà. Secondo le parole di Lucia, la veggente di Fatima, Karol Wojtyła vedeva la Madonna. Quello del Papa con Fatima è sempre stato un rapporto particolare. L'attentato di cui è stato vittima il 13 maggio del 1981 sarebbe stato previsto nel terzo segreto. Era lo stesso pontefice ad essere convinto che fu proprio la mano della Madonna a deviare il colpo sparatogli a distanza ravvicinata e a salvargli la vita. Dopo qualche anno, il Papa volle che il bossolo di quel proiettile venisse incastonato nella corona della statua della Vergine a Fatima. Su tutti veli premurosa la Vergine Maria, regina del Sacratissimo Rosario. Meno noto è il legame di Papa Wojtyła con la Madonna di Medjugorje. Sono tanti i fatti che uniscono in modo indissolubile il Santo Padre a questa località della Bosnia. Le apparizioni della Vergine Maria, infatti, iniziarono proprio all'indomani dell'attentato di Piazza San Pietro. Fin dall'inizio, i veggenti riferirono che la Madonna definiva Giovanni Paolo II come il Papa che lei stessa aveva scelto e donato all'umanità per questi tempi drammatici. La vita è un dono. Durante il suo pontificato, Papa Giovanni Paolo II proclamò un intero anno mariano, convinto che questi santuari fossero dei luoghi dello spirito. Nell'ultimo pellegrinaggio a Lourdes, effettuato nell'agosto del 2004, pellegrino tra i pellegrini, malato tra i malati, Wojtyła ha voluto dire a tutti, ancora una volta senza timore, il suo totale affidamento a Maria. In quel volto provato dal dolore, il Papa venuto dall'Est ha parlato dello stretto legame che unisce la Madonna al mondo della sofferenza e della malattia. Un ultimo messaggio d'amore davanti a quella madre che aveva amato come un figlio per tutta la sua vita.